Bene, carissima, allora andiamo a vedere il messaggio della regina della pace di ieri 2 ottobre 2018, dato attraverso Miriam di Medjugorje. Cari figli, vi invito ad essere coraggiosi e a non desistere, perché anche il più piccolo bene, il più piccolo segno dell'amore, vince il male sempre più visibile. Figli miei, ascoltatemi, affinché il bene prenda sopravvento, affinché possiate conoscere l'amore di mio figlio. Quella è la felicità più grande, le braccia di mio figlio che abbracciano. Lui che ama l'anima, lui che si è dato per voi, e sempre di nuovo si dà nell'Eucaristia. Lui che ha parole di vita eterna. Conoscere il suo amore, seguire le sue orme, significa avere la ricchezza della spiritualità. Quella è una ricchezza che dà buoni sentimenti e vede amore e bontà ovunque. Apostoli del mio amore, figli miei, voi siete come raggi di sole, che col calore dell'amore di mio figlio riscaldano tutti attorno a loro. Figli miei, al mondo servono apostoli d'amore, al mondo servono molte preghiere, ma preghiere dette col cuore, con l'anima, e non solo pronunciate con le labbra. Figli miei, tendete alla santità, ma nell'umiltà. Nell'umiltà che permette a mio figlio di fare attraverso di voi ciò che lui desidera. Figli miei, le vostre preghiere, le vostre parole, pensieri ed opere, tutto questo vi apre o vi chiude le porte del Regno dei Cieli. Mio figlio vi ha mostrato la via e vi ha dato la speranza. E io vi consolo e vi incoraggio. Perché, figli miei, io ho conosciuto il dolore, ma ho avuto fede e speranza. Ora è il premio della vita nel regno di mio figlio. Perciò ascoltatemi, abbiate coraggio, non desistete. Vi ringrazio. Credo che sia uno dei messaggi più intensi, più accorati, che ci abbia mai rivolto la regina della pace, dove si apre invitandoci ad essere coraggiosi, a non desistere, e si chiude dicendo, appunto, col medesimo invito, abbiate coraggio e non desistete. E per ben due volte la Madonna dice all'inizio e alla fine, figli miei, ha ripetuto 7 volte, figli miei, ascoltatemi. Ha ripetuto 7 volte, figli miei, e per ben 2 volte ha detto, ascoltatemi. E ci ha detto, siate coraggiosi, non desistete. E ha detto, abbiate coraggio, non desistete. E quindi è chiaro che la Madonna, come poi si vedrà subito all'inizio del messaggio, la Madonna fa riferimento alla situazione di sofferenza in cui si trova la Chiesa in questo momento, nel quale il male si è fatto più visibile, cari amici. E questa espressione della Madonna, il male che si fa più visibile, dice tante cose, che il male comunque era sotterraneo, era come un veleno che circolava come l'ossido di carbonio che uccide senza essere visto, senza essere percepito, in sapore, in odore, che semina la morte. E proprio quando è più nascosto, più omicidiale. Adesso si è fatto più visibile, come è apparso chiaramente a tanti, anche attraverso i mass media mondiali, in questi ultimi tempi. Il male, la parola male, il peccato, cari amici, lo chiama con la sua parola. Noi li chiamavamo abusi, chiamavamo con tante parole,
chiamò debolezze, la Madonna le chiama il male, il peccato, che si è fatto più visibile, cioè l'abbiamo, lo tocchiamo con mano, l'abbiamo visto nei mass media, sui giornali, dappertutto. E si è fatto più visibile, ma non è detto che poi, facendosi visibile, lo vediamo del tutto. Forse gran parte è ancora nascosta. Ma di fronte a questo male, che non è soltanto di carattere morale, ma anche di carattere teologico, nel senso che l'immoralità è frutto nefasto, è il frutto velenoso della perdita della fede, cari amici. Perché se la Madonna ci ha richiamato in tutti questi messaggi del 2 del mese alla divinità di suo figlio che è Dio da Dio, che è uno della Santissima Trinità, che è uno col Padre e con lo Spirito Santo. E quando si perde la fede in Gesù Cristo, figlio di Dio, si fa di Gesù Cristo un profeta, si perde la fede dell'unicità della fede cristiana, si perde la fede nella divina rivelazione, si perde la fede nella unicità di Gesù Cristo, poi gli sbandamenti morali vengono inevitabili, perché perdendo la fede si perde la grazia, si prende l'aiuto divino e andiamo in balia del male. Quindi, di fronte a questa situazione, la Madonna ci dice, siate coraggiosi, abbiate coraggio, il coraggio della fede, il coraggio di essere fedeli, il coraggio di testimoniare, il coraggio di proclamare la propria fede. Non tacerla, non aver paura. Dire io credo in Gesù Cristo, figlio di Dio. Io credo nell'anima immortale, come dice la Madonna. Ormai la parola anima viene in ogni messaggio, perché negano anche l'anima. Credo nella presenza di Cristo nell'Eucaristia, dove Lui si dà sempre di nuovo a noi. Credo che le sue parole sono di vita eterna, quindi coraggiosi nel testimoniare la fede. Testimoniamo la nostra fede. Rimaniamo fermi nella nostra fede. E non desistete dalla battaglia, non arretrate neanche un millimetro. Ma restate fermi, anche di fronte ai mali esempi, anche di fronte ai falsi profeti, coraggiosi e fermi, e generosi nel fare il bene, perché anche il più piccolo bene che facciamo, anche il più piccolo segno di amore, vince il male, lo fa indietreggiare. E così, essendo coraggiosi e non desistendo, il bene prende il sopravvento. E così potete sperimentare la potenza d'amore che viene da mio figlio, che è il vincitore del peccato, è il vincitore del potere delle tenebre, è il vincitore del maligno. Conoscete l'amore di mio figlio, la potenza dell'amore di mio figlio, che vince il male. Poi la Madonna già ti anticipa il premio di questa resistenza coraggiosa, che è la felicità, cari amici, che è la felicità più grande, la felicità della quale non esiste una maggiore, e cioè quella di essere stati testimoni di Cristo e di ricevere il suo abbraccio. Quella felicità, quella è la felicità più grande. Le braccia di mio figlio che abbracciano, cari amici, che si abbracciano, che ci abbracciano nella battaglia, ti sostengono nella battaglia, ci fa sentire il suo amore nella battaglia, ci fa sentire anche il santo orgoglio di combattere per lui ogni giorno. Quella è la felicità più grande, l'abbiamo sperimentata. Cari amici, questa felicità l'abbiamo sperimentata. Quella di aver combattuto durante tutta la giornata e di andare a letto la sera e sentire l'abbraccio di Gesù. E nel momento dell'uscita da questo mondo, non il giudizio, ma l'abbraccio di Cristo per tutti coloro che sono stati fedeli, coraggiosi e perseveranti. Quella è la felicità più grande, le braccia di mio figlio che abbracciano. Mio figlio, lui che ama l'anima, la Madonna ripete più volte negli ultimi messaggi la parola anima, perché anche l'anima spirituale e mortale non ne parlano più,
Non ne parlo, l'hanno trascurata, l'hanno eliminata. Non si parla più della salvezza eterna della propria anima. Non si parla più della missione della Chiesa che è la salvezza eterna delle anime. E per questo Cristo è morto sulla croce, per salvare le anime. E per questo Cristo ha istituito la Chiesa, per salvare le anime. E le ha salvate dandosi per noi. E sempre di nuovo si dà nell'Eucaristia. Lui sempre attraverso il Vangelo oggi ci dà le sue parole di vita eterna. Quindi vedete, cari amici, la Madonna può averci incoraggiato, dopo averci visto come siamo timorosi, scoraggiati, oppressi dalla potenza del male. Lei stessa ci dice di guardare a colui che ci può sostenere, che ci aiuta, cioè l'abbraccio di suo figlio, e vedere come lui si è dato per noi, si è sacrificato per la nostra salvezza. Quindi la Madonna, come vedete, sempre, dopo le prime parole d'ingresso nel messaggio, ci indirizza verso suo figlio, perché lui è la via, lui è la verità, lui è la vita, lui è la forza, lui è l'amore. Conoscere il suo amore, seguire le sue orme, significa avere la ricchezza della spiritualità. Cari amici, cosa serve la vita? Conoscere, amare e servire Dio, che si è rivelato in Gesù Cristo. Non è vero che tutte le religioni sono uguali. Esiste una sola religione, quella cattolica, quella che è incominciata con la creazione e con l'elevazione dei progenitori alla vita soprannaturale, con la creazione, quando, come dice San Paolo, il Padre ha creato tutte le cose per mezzo di suo figlio, in vista di suo figlio. Quella è l'unica religione vera. Non ci sono altre religioni al di fuori di questa, quella di Cristo. E noi, in questa vita, siamo chiamati a conoscere il suo amore e a seguire le sue orme, così abbiamo la ricchezza della vita spirituale. E da questa ricchezza della vita spirituale che trabocca dal cuore, ci fa sì che amiamo anche gli altri, che diffondiamo la bontà, che valorizziamo la bontà anche laddove è uno che si manifesta, che è opera della grazia dello Spirito Santo. Conoscere il suo amore, seguire le sue orme, significa avere la ricchezza della spiritualità. Quella è una ricchezza che dà i buoni, che dà buoni sentimenti, e vede amore e bontà ovunque, cari amici. C'è una sola ricchezza spirituale, quella che viene dal conoscere l'amore di Gesù Cristo e dal seguire le sue orme. Da quella ricchezza, cari amici, nasce tutto il bene, anche quello delle persone che non lo conoscono, perché la grazia dello Spirito Santo opera ovunque, attraverso le vie a lui note. E quindi la Madonna ci dice: guardate a Gesù Cristo, ricevete il suo abbraccio, accogliete il suo amore, seguite le sue orme, così diventate gli apostoli del mio amore. Cioè siete come, chi sono gli apostoli dell'amore di Maria? Sono raggi di luce che col calore dell'amore di mio figlio riscaldano tutti attorno a loro, cari amici. Io sento dire che ormai tutte le religioni sono uguali, cattolici, protestanti, ortodossi e passi, che comunque sono cristiani, e buddisti, e induisti, e atei, e musulmani, capito? Tutti sono raggi di sole, no, no. I raggi di sole sono solo quelli che credono in Gesù Cristo e che accolgono il suo amore. Essi sono chiamati a riscaldare, a illuminare tutti gli altri. Esiste una sola religione vera, che è Cristo, come disse più volte sulla scia della Sacra Scrittura il grande Papa Paolo VI, che portò Cristo in tutto il mondo. Ebbene, cari amici, noi, attraverso la fede, riceviamo la luce di Cristo. Attraverso la fede e la preghiera, riceviamo il suo amore. E così, diventando apostoli, portiamo come raggi di sole il calore e la luce e l'amore di Cristo a tutti quelli che non credono, che sono nelle tenebre dell'oscurità e degli errori del mondo, e
diventiamo appunto soli che illuminano e che riscaldano quelli che sono intorno a noi. Questa della Madonna, questo è un discorso cattolico. La Madonna è cattolica. Noi sentiamo che dice la verità cattolica. A posto del mio amore, figli miei, voi siate come raggi di sole che col calore dell'amore di mio figlio riscaldano tutti attorno a loro. Figli miei, al mondo servono appositi d'amore, siamo tutti chiamati, tutti, dagli anziani ai bambini, ai giovani, agli uomini, alle donne, a tutte le età, a tutte le situazioni, a tutte le professioni, in tutte le situazioni di vita, tutti siamo chiamati ad essere come soli che con i raggi della loro luce riscaldano e illuminano tutti gli altri, riscaldano tutti attorno a loro. Poi la Madonna ci dice di tendere la santità ma nell'umiltà, attenzione cari amici, perché siamo fragili, siamo deboli nell'umiltà, nella preghiera, nel pentimento dei nostri peccati, nella compassione verso gli altri, che sono peccatori, che perdono la fede. Dobbiamo avere la compassione, non certo il rancore, e vediamo quelli che hanno tradito la vocazione, dobbiamo pregare per la loro conversione. Strappare le anime dalla bocca del drago con la preghiera e con i sacrifici. Perciò la Madonna dice, tendete la santità, ma nell'umiltà. Perché attraverso l'umiltà noi diventiamo strumenti di Gesù. Perché attraverso l'umiltà il nostro io non ingombra, non ci ingombra. Non ci spegne, perché il nostro io spegne la luce e l'amore di Cristo in noi. E quindi attraverso l'umiltà Gesù ci usa come suoi strumenti per chiamare gli altri, per toccare il cuore degli altri, per salvare gli altri, nell'umiltà che permette a mio figlio di fare attraverso di voi ciò che lui desidera. Attenzione cari amici, questo passaggio adesso. Figli miei, guarda come delinea tutto con precisione, le vostre preghiere, le vostre parole. Ah no, un momento, qui abbiamo saltato un passaggio. Figli miei, al mondo servono, a posto del mio amore, al mondo servono molte preghiere, ma preghiere dette col cuore, con l'anima, non solo pronunciate con le labbra. Cioè, la Madonna ci invita ad essere a posto del suo amore, ad essere raggi di sole che illuminano e che riscaldano, e ad essere intercessori. Intercessori 24 ore al giorno, perché anche offrendo i sacrifici, il lavoro, la fatica quotidiana, tutto questo è preghiera, ma tutto deve essere fatto col cuore e con l'anima. Cioè, quando, cioè, proprio parlare a Gesù e dire lo faccio per te, sopporto per te, soffro per te, lavoro per te, perdono per te. E quando diciamo le preghiere, anche quelle più semplici, come il rosario, il Padre nostro, l'Ave Maria e gloria al Padre, sentire col cuore quello che si dice, dette col cuore e non solo pronunciate con le labbra. Poi la Madonna ci dice, figli miei, le vostre preghiere, cioè le vostre preghiere, le vostre parole, i vostri pensieri e le vostre opere, cioè quello che tutto noi, ciò che facciamo tutto il giorno, cosa facciamo noi? Le nostre preghiere, bisogna vedere come sono fatte, se col cuore o solo con le labbra. Le vostre parole, che possono essere buone o cattive, vere o false, ingannatrici, ipocrite, di tutto ci può essere nelle nostre parole. Le nostre parole escono dal cuore. Molte volte sono simboli di serpente. La nostra lingua è biforcuta. È rabbiosa. È una spada acuminata. È un morso di serpente. Oppure sono sempre che dicono la verità, la testimoniano, sono pieni di dolcezza, di amore, di perdono, di incoraggiamento. I vostri pensieri, che possono essere pensieri di luce, pensieri luminosi, oppure pensieri negativi, pensieri cattivi, pensieri che sono velenosi, pensieri che sono oltraggiosi verso Dio e verso il prossimo, e poi le opere, quello che facciamo. Le nostre azioni, che possono essere distruttive, che possono essere espressioni del male che è nel nostro cuore,
oppure che possono essere opere di amore, possono essere opere di tenerezza, di compassione, di perdono, costruttive comunque. Ebbene, cari amici, preghiere, parole, pensieri ed opere, cioè tutta la nostra attività quotidiana, tutto questo vi apre o vi chiude le porte del Regno dei Cieli. Quindi la Madonna, come vedete, cari amici, siccome ormai è difficile trovare qualcuno che parli di inferno, che parli di via dalla rovina, che parli di perdizione eterna, ormai tutti vi dicono che si va in paradiso. Tutti vanno in paradiso. Chi l'ha detto? Dove sta scritto? L'ha detto Gesù, ma Gesù ha detto via da me maledetti nel fuoco eterno. Le volte che Gesù ha parlato dell'inferno non si contano più nel Vangelo. Allora Gesù era il figlio di Dio o non era il figlio di Dio? Ha detto le parole di vita eterna o ha detto opinioni personali? Adesso non più di uno dice non è figlio di Dio, sta attento come fa a parlare perché non si espone troppo ma la pensa così. Più di uno dice che non è figlio di Dio, che l'inferno è un'invenzione, che eccetera, eccetera, eccetera. La Madonna ci dice quello che è nel Vangelo, quello che ha detto anche in tante apparizioni. L'ha detto anche a Medjugorje, che oggi molti vanno all'inferno. L'ha detto anche a Fatima. E lo dice anche qui. Cioè noi, con la nostra vita, le nostre parole, i nostri pensieri, le nostre opere, noi possiamo aprire o chiudere le porte del Regno dei Cieli. Tutto questo vi apre o vi chiude le porte del Regno dei Cieli. Non entrano tutti nel Regno dei Cieli, cari amici, ma entrano nel Regno dei Cieli quelli che sono pentiti dei loro peccati e si sono affidati alla Divina Misericordia. Ma come può avere il pentimento dei peccati colui che non crede che Gesù è il Figlio di Dio, colui che ha rinnegato la fede, colui che ha insegnato la menzogna, colui che si è creduto superiore a Gesù Cristo? Come può entrare nel Regno di Dio? Figli miei, le vostre preghiere, le vostre parole, pensieri ed opere, tutto questo vi apre o vi chiude le porte del Regno di Dio. Stiamo attenti, cari amici, la parabola delle vergini. Bussano alla porta, ma la porta fu chiusa e nessuno ha aperto. La porta fu chiusa e nessuno ha aperto. E la Madonna conclude, mio figlio vi ha mostrato la via che è lui stesso. Dobbiamo seguire le sue orme, seguire i suoi insegnamenti e non travisarli. Oggi è in atto il travisamento sistematico delle parole di Gesù e degli insegnamenti di Gesù. Mio figlio vi ha mostrato la via e vi ha dato la speranza, cioè la speranza della vita immortale. E io sono qui, dice la Madonna, a consolarvi e a incoraggiarvi. Non dobbiamo avere paura di essere cattolici, fedeli a tutto ciò che la Chiesa ci ha insegnato nel corso dei secoli e totalmente aderenti a Gesù Cristo, alla sua parola, alla sua presenza anche nel sacrificio che si dà nell'Eucaristia e seguire le sue orme. Come abbiamo sentito ieri la testimonianza di Paolo VI, quando parlava di Cristo sembrava estasiato. La Madonna è qui per consolarci e per incoraggiarci. E poi ci porta al suo esempio. Perché, figli miei, io ho conosciuto il dolore, ma ho avuto fede e speranza. Mettiamoci nei panni della Madonna. Lei ha visto, le ha seguito Gesù nei suoi 3 anni della vita pubblica, con le pie donne, ha visto con quanto amore Gesù ha scelto i 12, con quanto amore Gesù li ha curati, li ha formati nella fede, e poi ha visto, nel momento dell'assalto delle tenebre, ha visto Giuda che si è consegnato a Satana, ha visto e ha tradito Gesù, l'ha venduto per 30 denari e poi è andato a impiccarsi. Lui un apostolo scelto da Gesù e Giuda, cari amici, era un ipocrita perfetto, perché solo Gesù e Maria sapevano chi era, ma gli altri apostoli non sapevano chi era Giuda. Infatti quando Gesù ha detto
uno di voi mi tradirà, pensate. Nessuno degli apostoli ha pensato a Giuda. Dicevano, solo forse io, Signore. Si era camuffato perfettamente. Anzi, sembrava il più zelante di tutti. È arrivato a dire, ma perché si buttano tutti questi soldi per i piedi di Gesù, per ungerli, ma ci abbiamo i poveri da aiutare. Bene, con l'ipocrita perfetto, cari amici, ha venduto Gesù. E Pietro, che era il più schietto, il più generoso, si è fatto prendere la paura e l'ha rinnegato, ha detto, io non conosco quell'uomo. E poi tutti gli apostoli sono fuggiti, eccetto Giovanni. Pensate, quale deve essere stato il dolore della Madonna di fronte a questo scempio che ha fatto Satana della Chiesa, che Gesù aveva formato durante la sua vita. Ma lei ha avuto fede e speranza, e così dobbiamo fare noi. Ora, dice la Madonna, proprio per la mia fede e speranza, per aver conosciuto il dolore, ora ho il premio della vita nel regno di mio figlio. Pensate, governa il mondo con suo figlio, e perciò, conclude la Madonna, ascoltatemi, lo dice all'inizio, lo dice adesso, ascoltatemi, abbiate coraggio, non desistete, perché il più piccolo seno d'amore vince il male, sempre più visibile. Ascoltatemi, perché il bene prende sopravvento, dipende dalla nostra risposta, cari amici, dalla nostra fedeltà incrollabile. Abbiamo visto prima un articolo nel quale si diceva appunto che la Chiesa ha sempre visto attacchi di questo genere, ma mai come questo. Questo è il più grande attacco che la Chiesa abbia mai affrontato nel corso della sua storia, perché Satana è sciolto dalle catene, come ci ha detto la Madonna, e il più grande combattimento escatologico, per questo è qui da così tanto tempo, ed è per questo che queste sono le sue ultime apparizioni, è il combattimento decisivo col quale, come ha detto Miriana, attraverso gli eventi dei 10 segreti, la Madonna ha deciso di cambiare il mondo. Spirito Santo, stammi vicino. Bene, cari amici, adesso rileggiamo il messaggio della Madonna. Cari figli, vi invito ad essere coraggiosi e a non desistere, perché anche il più piccolo bene, il più piccolo seno d'amore, vince il male sempre più visibile. Figli miei, ascoltatemi affinché il bene prenda sopravvento, affinché possiate conoscere l'amore di mio figlio. Quella è la felicità più grande, le braccia di mio figlio che abbracciano. Lui che ama l'anima, lui che si è dato per voi e sempre di nuovo si dà nell'Eucaristia, lui che ha parole di vita eterna. Conoscere il suo amore, seguire le sue orme, significa avere la ricchezza della spiritualità. Quella è una ricchezza che dà buoni sentimenti e vede amore e bontà ovunque. A posto del mio amore, figli miei, voi siete come raggi di sole che col calore dell'amore di mio figlio riscaldano tutti attorno a voi. Figli miei, al mondo servono apostoli d'amore, al mondo servono molte preghiere, ma preghiere dette col cuore e con l'anima e non solo pronunciate con le labbra. Figli miei, tendete alla santità, ma nell'umiltà. Nell'umiltà che permette a mio figlio di fare attraverso di voi ciò che lui desidera. Figli miei, le vostre preghiere, le vostre parole, pensieri ed opere, tutto questo vi apre o vi chiude le porte del Regno dei Cieli. Mio figlio ha mostrato la via e vi ha dato la speranza, ed io vi consolo e vi incoraggio. Perché, figli miei, io ho conosciuto il dolore, ma ho avuto fede e speranza. Ora ho il premio della vita nel regno di mio figlio. Perciò ascoltatemi, abbiate coraggio, non desistete, vi ringrazio. Montane chiuse e mille, mille Bene, carissimi, questo era il messaggio della Regina della Pace. Vorrei raccomandarvi, cari amici, questi messaggi. Stampateli dal nostro sito internet o dalla pagina di Facebook e leggeteli ogni giorno, almeno una volta, durante tutto il mese, quelli del 2 e del 25. Sono
parole sicure. Sono parole che vengono dal cielo. Sono parole che si trasmettono il Vangelo attraverso il cuore materno di Maria. Sono le parole della madre che vede quanto ha bisogno di luce, di incoraggiamento, di forza e di amore i propri figli in questa grande battaglia che è già incominciata, cari amici. Siamo entrati nel grande combattimento spirituale per la fede. Siamo in un mondo che nega Dio, nega Cristo, nega la vita eterna. Siamo in un mondo in cui Satana, come ha detto la Madonna, vuol mettere se stesso al posto di Dio. Abbiamo bisogno della preghiera e delle parole della Madonna per stare saldi nella fede cattolica. Restate cari amici, sempre in sintonia, sulla nostra dolcissima Radio Maria.